Dottor De Laurentiis, qui al congresso ESMO sono stati presentati i risultati dello studio di fase 3, Mona Lisa 2, condotto in pazienti con carcinoma della mammella. Di cosa si tratta? Lo studio Mona Lisa 2 è uno degli studi più importanti presentati all'ESMO qui a Copenaghen 2016. È uno studio che riguarda il trattamento delle donne che hanno un tumore metastatico, con tumore della mammella metastatico, ormonosensibile. Ovviamente si tratta in questo momento di una popolazione prevalentemente di donne in postmenopausa, ma ulteriori studi seguiranno anche nelle donne in premenopausa. Lo studio riguarda l'aggiunta alla classica terapia ormonale di una farmaco di una nuova classe farmacologica che è il ribociclib, un inibitore delle cicline. Le cicline, in particolare le chinasi ciclinodipendenti, in particolare la CDK4 e la CDK6, CDK4 e CDK6, sono fondamentali per la proliferazione delle cellule di tumore mammario ormonosensibile. Quindi andare a bloccare questo target molecolare rappresenta in teoria un obiettivo di importanza terapeutica strategica fondamentale. E lo studio ha dimostrato proprio che al di là diciamo, del razionale biologico che c'era nell'associazione, l'associazione realmente funziona. Aggiungere il ribociclib al trattamento ormonale con letrozolo letteralmente dimezza il rischio di progressione della malattia. Quindi un risultato dal punto di vista diciamo, statistico ma anche clinico estremamente rilevante. L'hazard ratio, per usare un termine tecnico, è vicino a 0,50. Quindi veramente dimezzamento del rischio. Questo l'endpoint primario dello studio era ovviamente l'hazard ratio per la progression free survival, che è stato raggiunto addirittura in un'analisi ad interim, un'analisi preliminare fatta prima della conclusione, della maturazione dei dati. E il risultato è stato così eclatante che lo steering committee indipendente ha deciso di rendere noti i risultati e l'FDA ha addirittura approvato l'utilizzo del ribociclib negli Stati Uniti come farmaco breakthrough, altamente innovativo, quindi da immettere immediatamente sul mercato nell'attesa poi che maturino i risultati sia di questo studio che degli altri studi che verranno a seguire nel corso dell'anno prossimo. C'erano molti endpoint secondari dello studio che sono tutti andati diciamo, nella direzione di un netto miglioramento dell'efficacia terapeutica quando aggiungiamo ribociclib all'etrozolo. Faccio un esempio, ad esempio il tasso di regressione tumorale che normalmente si ritiene essere non particolarmente spiccato con la sola terapia ormonale, addirittura ha superato il 50% nelle donne che ricevevano la combinazione. Questo è un tasso di regressione tumorale che normalmente si riesce a ottenere solo con delle polichemioterapie molto aggressive. Quindi oramai siamo di fronte a trattamenti con un elevatissimo potere di debulking tumorale, superiore anche a quello della polichemioterapia, o quantomeno comparabile a quello delle polichemioterapie più aggressive, ma con il vantaggio di avere una tollerabilità nettamente superiore. Infatti il ribociclib non peggiora in maniera sostanziale la tollerabilità della sola ormonoterapia. Ci troviamo di fronte a trattamenti quindi con un indice terapeutico estremamente elevato, tanto elevato da poter essere somministrati in maniera cronica con l'obiettivo proprio di cronicizzare la malattia. Allora, il farmaco non è ancora disponibile in Italia e in genere le pratiche regolatorie, burocratiche per l'immissione in commercio sono piuttosto lunghe, sono più lunghe certamente in Europa rispetto agli Stati Uniti e normalmente ancora più lunghe per l'arrivo in Italia. Esiste anche un altro farmaco di questa categoria che sarà disponibile presumibilmente entro la fine dell'anno prossimo, che è il palbociclib, ma in realtà noi avremo la possibilità di trattare le nostre pazienti con ribociclib molto rapidamente grazie a un'iniziativa, diciamo, di Expanded Access che l'azienda produttrice del farmaco ha deciso di implementare in Italia. Credo che questa sorta di studio che consentirà di avere accesso al farmaco a moltissime pazienti italiane, dovrebbe partire rapidamente nel giro di pochi mesi, probabilmente entro la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo. Sarà ovviamente limitato ai centri oncologici più importanti in Italia. Non pochi, saranno molti, ma non potrà essere diffuso a tappeto proprio su ogni centro oncologico. Per cui chi volesse avere accesso deve cercare il centro di riferimento più vicino con disponibilità di questo farmaco.